Buonasera ai nostri radioascoltatori, entriamo in collegamento sulle note dell'inno di Mameli, non so se riusciremo a raggiungere, che siamo in una postazione allestita praticamente sopra la panchina di Gigi Di Biagio. Presumo che daremo fastidio al tecnico federale della Nazionale Under 21 con la nostra cronaca, perché siamo praticamente attaccati. E dunque c'è l'inno di Mameli che forse potete intuire sullo sfondo, applausi, e adesso verrà eseguito l'inno di Andorra, che è un coprincipato di poco più di 70.000 abitanti, si trova sui Pirenei, e infatti lo stadio minuscolo è incastonato nei Pirenei, quindi tra Spagna e Francia. Un coprincipato in quanto non c'è un principe ereditario, ma i coprincipi, quindi i capi di stato simbolici, sono il presidente della Francia e il vescovo di Urgel, che è un vescovado spagnolo. Questo a significare anche la collocazione geografica di Andorra. Squadra ovviamente, movimento calcistico molto modesto, Andorra occupa l'ultimo posto nel nostro girone, però ha segnato un solo gol, ne ha subiti 21, e quel gol però gli è valso 3 punti, visto che qui proprio nello stadio comunale di Andorra, che non, Andorra la Veglia, la capitale, che non è neanche lo impianto più grande, ce n'è uno praticamente a poche centinaia di metri da qui, dove gioca la nazionale maggiore. Questo è l'impianto dell'Under 21. In ogni caso non sarebbe stato disponibile per questa partita, in quanto da oggi è iniziato l'europeo Under 18 di rugby, e quindi lo stadio è adibito al rugby. Ultime note anche dell'inno di Andorra: circa 200 gli spettatori presenti in questo minuscolo l'impianto incastonato nelle montagne nei Pirenei. 0-0 quando siamo al 21° minuto, vediamo se questa volta il vento ci sarà. Amico, colpo di testa, palla che termina al lato, ci ha provato Mandragora, che è stato lasciato libero di colpire di testa, pallone di poco al lato, non ci ha messo la necessaria potenza e determinazione Mandragora su questo colpo di testa, pallone che è terminato sul fondo, ma al 21° minuto esatto segnaliamo la prima occasione di tutta la partita sulla testa del nostro numero 4 Rolando Mandragora. Il giorno di Pasqua l'intera nazionale Under 21 è andata al Campo Nodo e c'è il memoriale, ultimo giorno oggi per ricordare Johan Cruyff, che oltre che stella dell'Ajax dell'Olanda ha dedicato gran parte della sua carriera al Barcellona, sia da giocatore sia da allenatore, e insomma tutti i dirigenti, i tecnici. Ma seguiamo questa azione dell'Italia con un tiro da parte di Rossetti, respinto dalla portiere Silverio, ancora mischia in aria, ancora Italia, palla che termina sullo fondo, e dunque possiamo completare quello che vi stavamo dicendo della mattinata di Pasqua, quando tutto il gruppo dell'Under 21, giocatori, tecnici, dirigenti e massaggiatori, magazzinieri, tutto lo staff, sono andati al Camp Nou e hanno regalato una maglia numero 14, il numero usato da Johan Cruyff, quindi anche loro al memoriale di Johan Cruyff, tra l'altro guidati da quel Giancarlo Antognoni, che è il capo delegazione della nazionale Under 21, che debuttò con la nazionale italiana nel novembre del 74 a Rotterdam, proprio contro l'Olanda fortissima degli anni 70, l'Olanda di Johan Cruyff, che non per niente in quella partita vinta 3-1 dagli arancioni segnò 2 gol, e quindi Antognoni ha guidato per questa bella iniziativa da parte della nostra nazionale Under 21, che adesso comunque sta cominciando a premere. La rimessa di Benassi, il cambio con Mandragora, ancora Benassi, adesso il vento è calato, questo ci va bene perché ce l'avremmo avuto contrario. Ottimo adesso l'aggancio da parte di Berardi, 2 uomini su di lui, palla per Conti, la contro, cross, teso, colpo di testa, palo! Palo clamoroso di Rossetti, che ha colpito di testa il pallone, ha colpito la faccia interna del palo, con il portiere ormai rassegnato e battuto, prova la conclusione, da fuori l'Italia! E Silverio va a smanacciare un pallone che non aveva visto partire ancora di Mandragora, e poi è stato bravo con un colpo di reni il portiere dell'Andorra Under 21 a mettere il pallone oltre la traversa. Mandragora poi di prima il tentativo di intervento, ancora per l'Italia con Conti che la mette bassa, c'è l'intervento di tacco addirittura di un giocatore di Andorra, contro, cross, tiro, la respinta, e poi Benassi da buona posizione calcia alto su un tiro che era filtrato ed era stato respinto alla bella e meglio dal portiere Silverio. La palla buona l'ha avuta Benassi, che però è arrivato poco convinto su questo pallone, l'ha scaraventato alto sopra la traversa. Quando siamo alla mezz'ora nel corso della ripresa e Andorra Under 21 e Italia Under 21 sono ancora ferme sullo 0-0, ancora il tentativo da parte dei nostri con il pallone all'indietro per Romagnoli. Romagnoli alza la testa, poi va con il sinistro in aria, Cerri la sponda, solo Garritano la conclusione, questa volta Silverio fa una vera e propria prodezza andando a respingere sul tiro praticamente a botta sicura di Garritano con il sinistro sul primo palo.
con il piede. Victor Silverio messo in corner per quello che è il sesto tiro dalla bandierina in favore dei nostri, contro uno battuto dall'Andorra, ma è 0-0 il punteggio al 33esimo. Sembra che possa capitolare da un momento all'altro la porta di Andorra. Silverio esce male, respinta e capitola adesso con il gol da parte dell'Italia, con il gol di Cherry che era entrato in campo da pochissimo. Silverio, che prima aveva salvato la sua porta con una gran parata, questa volta sull'uscita il pallone è rimasto lì. Insomma, abbiamo detto, prima o poi questa porta deve capitolare, perché insomma tante volte l'Italia è andato vicino alla gol e poi Andorra riusciva sempre a salvarsi. Prima o poi la fortuna deve girare. Avevo detto prima di questo calcio d'angolo il gol è nell'aria. Adesso ovviamente abbiamo portato bene all'Italia, diciamo così, però sembrava che questa porta dovesse capitolare. Ricordiamo che l'uscita di Silverio è stata un po' abborracciata, la palla è rimbalzata sulla testa di Berardi e poi è andato a girare Cherry, che dunque segna il suo gol. Era entrato in campo al posto di Rossetti e quindi gol dalla panchina. Si dice bravo al giocatore, ma si dice in questo caso bravo anche al tecnico Alberto Cherry, classe 96, compirà 20 anni il prossimo 16 aprile, gioca nel Cagliari, l'anno scorso era a Lanciano, attaccante di peso, mossa indovinata. Attenzione, ancora Italia, palla in aria, Garritano, e ancora una volta la parata di Silverio, palla che viene recuperata, ha fatto molto bene Cherry, ancora una volta Garritano ha calciato su Silverio, che insomma ha avuto la pecca del gol, l'uscita non perfetta, ma tra i pali si è dimostrato molto forte. Donnarumma ha dovuto svolgere l'ovario, lavoro di ordinaria amministrazione. 10 secondi al termine, vediamo se l'arbitro farà battere questo calcio di punizione e poi manderà tutti negli spogliatoi. Ricordiamo il gol da parte di Cherry al 35esimo minuto nel corso della ripresa, quindi a 10 minuti dalla termine parte Donnarumma, palla che spiova in aria, il triplice fischio dell'arbitro finisce qui, vinciamo come doveva essere su Andorra, ma vinciamo sull'1-0 e c'è solo poco da esultare. Esulta la classifica perché ci distanziamo e andiamo al riposo estivo con 19 punti, ben 5 di vantaggio dalla Slovenia, con le stesse partite giocate, 6 dalla Serbia che però ha una partita in meno da giocare. Ha deciso una gol di Cherry nel secondo tempo, 10 minuti dal termine, Cherry che era entrato in campo al posto di Monachello. Italia che nel secondo tempo ha avuto sì parecchie occasioni per segnare, però insomma ci si aspettava un punteggio più grosso. Bene così, adesso si abbracciano, per Andorra è un risultato di prestigio. E allora, amici radioascoltatori, io nell'invitarvi a rimanere sulle onde di Radio 1, io ricordo che allo stadio comunale di Andorra La Verra, Andorra Under 21 0, Italia Under 21 1-1, gol di Cherry, Italia che rimane in testa al girone. Giuseppe Bisantis da Andorra, vi auguro un buon proseguimento di serata.